Ecco, Eccoci. adesso è arrivato anche l'audio. Ok. Con Con calma. calma, buongiorno a tutti e a tutte e con calma. Con calma, anche perché è la puntata numero 12 di The Coroners. Iniziamo a essere molto decorones. Eccolo, ecco. Eccolo, Con eccolo. calma, Con con calma. calma. Buongiorno, buongiorno a tutti. Nuovamente qua, nuovamente in diretta da casa Eris per questa rubrica The Coroners, Cronache dell'Italia Creativa, dove andiamo a incontrare un po' di persone in giro per l'Italia. Allora, prima Sì. di tutto, oggi faremo una bella chiacchierata con Alessandro della libreria Altro Quando, Yes. che è la libreria adottata oggi, che è l'ultima per ora della lista che abbiamo pubblicato, ma attenzione, stiamo lavorando per proseguire sino al 3. Abbiate un attimo di pazienza perché veramente in questi giorni con le dirette, la promozione e in realtà, diciamolo, perché sembra che noi facciamo solo questo, no? No. Si tenta di portare avanti tutto il lavoro redazionale su comunque i libri in uscita che comunque prima o poi usciranno, su libri che sono addirittura in stampa, su libri che usciranno fra moltissimo tempo, ma su cui stiamo già lavorando, come quelli dell'autunno, e tutta la parte grafica, burocratica, organizzativa, insomma, comunque le cose da fare non sono poche, quindi abbiate anche, come dire, un po' di pazienza nei nostri confronti se siamo un pochino rallentati. Ricordiamo appunto la libreria di oggi, libreria Altro Quando, libreria adottata da Eris. Questo cosa vuol dire? Lo ricordo per chi appunto non lo Certo. sapesse. Tutti gli acquisti fatti oggi sul nostro sito sarà come se fossero venduti direttamente dalla libreria Altro Quando. Esatto. Poi per chi ci scrive dove sono finiti, dove sono i cappellini, beh, io devo Basta. dire che a un certo punto la mia testa, dopo un po' di giorni che è a casa, mi ha scritto una mail e mi ha chiesto di prendere aria e ossigeno. E io volevo fare più Samuel dei Subsonica. Ok, poi dopo la libreria del giorno invece andremo a fare una bella chiacchierata con Filo Sottile, autrice e performer, che sta scrivendo per noi insieme a Rachele Cinerari, che è la curatrice della collana Book Block e che salutiamo, un nuovo saggetto per la collana Book Block che vedrà la vita Yes. all'inizio dell'estate e quindi faremo una chiacchierata con lei per raccontarci un po' quello che sta scrivendo e quello che è anche il suo lavoro, insomma, che è molteplice e andremo quindi a sviscerare un po' di questioni. E poi, come al solito, speriamo che non venga a romperci le scatole Ubrick al citofono, Ubrick sai a casa, facciamo un appello, Hashtag. iniziamo tutti insieme subito da questo momento a dire Ubrick sai a casa. Bene. Sì, questo era quello che andremo a fare, diciamo, tendenzialmente oggi. Quindi, come primo appuntamento, andremo a sentire appunto Alessandro della libreria Altro Quando. Vi ricordo sempre che potete commentare qui sotto, anzi qui di fianco nella diretta o qui sotto, dipende come la state vedendo, per interagire con noi e con i nostri ospiti. Intanto salutiamo tutti coloro che si sono collegati in questo momento. Tubi, Valeria, Ciao, ti ciao, metto ciao, ciao, ciao a tutti. in viva voce, Allora, ok? abbiamo appunto in diretta, in viva voce, Alessandro della libreria Altro Quando. Come prima cosa ti chiediamo, ci senti? Vi sento, voi mi sentite? Buongiorno. Perfetto, perfetto. Allora, libreria Altro Quando, realtà di Roma. Sì. Noi in questi giorni, per insomma presentarvi, farvi presentare la vostra libreria, stiamo chiedendo più di dirci che cos'è la libreria, cos'è specializzata, proprio più un generico che cos'è Altro Quando, perché siete tutte delle realtà che, come dire, siete delle librerie, ma nel senso vero del termine, quindi siete un qualcosa di molto più ampio di quello che chi non vi bazzica si può immaginare. Sì, anche noi ci immaginiamo come un piccolo mondo, come penso altre librerie, anche il nome stesso Altro Quando ci colloca un po' in una dimensione di piccolo pianeta. Sì, più che una libreria ci pensiamo come un luogo fondamentalmente dove accadono varie cose, almeno accadevano fino all'altro giorno.
da presentazioni, concerti, proiezioni, c'è uno spazio di somministrazione, c'è un pub all'interno della nostra libreria, al piano di sotto, che è un po' la zona dove succedono tutte le cose, e quindi c'è anche un'attività di pub classica al di là di quella della libreria. Abbiamo perciò un pubblico molto variegato, perché uno siamo vicino a Piazza Navona, quindi siamo al centro di Roma, in una zona solitamente molto turistica, attraversata appunto da gente che viene a Roma in visita, da romani che vengono al centro, da gente che ci lavora, insomma un po' di tutti i tipi. Guarda, ti voglio fare subito una domanda, visto che ieri abbiamo sentito la libreria Marco Polo di Venezia e loro ci parlavano di quanto è vuota la città, essendo anche appunto una città fortemente votata al Turistica. turismo, no? E visto che voi siete in una zona così centrale di Roma, quanto cambia effettivamente adesso la città con il lockdown tutto chiuso? Adesso è impressionante, perché poi almeno sentendo anche i miei colleghi o comunque amici che abitano in un'altra zona di Roma, vedono un po' di persone magari ogni tanto per strada. Qui ovviamente la situazione è di deserto pressoché totale, se non delle file ai supermercati, perché qua sono molto piccoli, e quindi io vivo anche qua nella zona della libreria. Quindi sì, è piuttosto impressionante. Devo dire che comunque riesce comunque a venire fuori la bellezza di questa città, che in un momento come questo, che un po' si impone con una grande potenza, in un certo senso, nel vuoto generale, insomma. Quindi sì, è che in questo momento non c'è nessuno. E niente, ci interroghiamo anche sul domani, perché è una zona che probabilmente nel prossimo anno destinata un po' a cambiare, ecco, sia come frequentazione che come proposte di attività, perché diciamo che negli ultimi anni il centro di Roma è sempre stato più per turisti, per passanti, e sempre meno per romani. Chissà che il brutto di questa situazione porti poi nel tempo una piccola inversione di tendenza in questo, chissà se rivedremo più romani a spasso per il centro qua, quando sarà il momento, insomma. E l'altra domanda che ti faccio è proprio rispetto al rapporto del luogo, quindi della libreria, con la città, no? Insomma, in questi giorni si è Sì. chiacchierato tanto. Oddio, adesso per chi ci segue tutti i giorni sarà un po' ripetitivo, però appunto del concetto di presidio culturale sul territorio. E sentendovi tutti, insomma, tu sei la libreria Altro Quando, è l'ultima del calendario che abbiamo fatto per ora. Sì. E in realtà tutte voi, librerie e fumetterie che abbiamo sentito, siete diversissime, ma contemporaneamente mostrate lo stesso tipo di attitudine e di rapporto con il territorio. Sì, è vero, hai detto una cosa importante, siamo tutti splendidamente diversi, e questa penso sia una ricchezza fenomenale, insomma, da preservare l'identità, no? La proposta che ognuno di noi fa, non solo nel catalogo dei libri, ma anche come approccio, come modo di stare al mondo, direi, insomma, a livello generale. Anche noi siamo, ovviamente ci sentiamo parte del nostro territorio, che è appunto uno strano quartiere, che noi consideriamo essere una libreria di quartiere, ma come quartiere, diciamo, intendiamo Roma in generale, perché siamo comunque appunto molto centrali. E è chiaro che la sensazione è che questo rapporto, questo ruolo che insomma in qualche modo le librerie ricoprono, verrà accentuato dal momento che stiamo vivendo. Almeno noi lo ce ne stiamo accorgendo già adesso. Devo dire che noi facciamo un servizio di spedizione, consigliamo a distanza i libri che abbiamo in libreria fondamentalmente. Quindi abbiamo preparato un questionario giocoso, che la gente può compilare, e noi diciamo da lì prendiamo spunto per i libri che secondo noi più adatti. Ecco, da questo piccolo gioco comunque devo dire che
esce fuori il forte rapporto che si crea anche a distanza, anche nel momento del genere, e quanto è importante sia per magari per chi sta a casa, che al di là di ordinare un libro, apre un rapporto, insomma, parla con una persona, scambia, ma anche per noi che comunque che siamo qui e ci sentiamo anche oggi, anche in questo momento, di ricoprire un ruolo che forse ha una sua importanza, insomma, anche come servizio al di là del vendere il libro, al di là della cultura, ecco. Sì, diciamo che voi tutti fate un qualcosa che non è sostituibile in realtà da un algoritmo. No, no, anzi, noi scherziamo perché abbiamo l'altro ritmo, che è quello che poi elabora i questionari e quindi poi dà le proposte a chi ci chiede consigli, che ovviamente è la nostra versione del freddo algoritmo, cioè, riuscire ad andare oltre, insomma, no? A quello che già si conosce, a quello che già si cerca, riuscire a far imbattere una persona curiosa in qualcosa anche di nuovo, insomma, diverso. Allora, noi stiamo andando in chiusura di questa chiacchierata con te e visto quanto sono importanti i consigli, ti chiediamo di consigliarci qualcosa da leggere per questo lungo e complesso periodo. Io consiglierei sicuramente un bel libro lungo, un bel libro divertente, quindi potrei dare due consigli, diciamo, fondamentalmente. Uno è un classico che stiamo riproponendo con forza in questo periodo, perché è un libro che ha la capacità di prenderti completamente e farti catapultare in un mondo, ecco, un po' surreale, ed è il libro Una banda di idioti di John Kennedy Toole, uno dei nostri classici, insomma, uno di quei libri che va sempre bene e che in un momento come questo forse fa ancora più piacere leggere. E un altro è Paradise Falls di Don Robertson di Nutrimenti, che è il primo di tre volumi molto lunghi e molto grandi, di questo scrittore americano fantastico che ci descrive, partendo da un piccolo paese, tutta un grande periodo della storia americana, in maniera magistrale, insomma. E questo è un libro che ha bisogno di tempo, perché oltre ad essere molto lungo è molto denso, e quindi è ideale per un momento come questo. Ah, intanto grazie per questi consigli. Speriamo che appunto chi ci sta ascoltando trovi un modo per reperire Esatto, questi libri. Intanto, segnateveli, e li poi prenderete sarà il poi quando momento. tutto tornerà, diciamo, alla normalità. Intanto Flavio Paioletti da Facebook ti chiede: ti piace Kate Jarrett? Non so chi sia questo Flavio Paioletti, deve essere un personaggio ambiguo. No, Flavio è in realtà il nostro libraio zero, l'incognito. Quindi mi fa delle domande provocatorie per vedere se io mantengo questo tono educato o comincio a urlare in diretta. Allora mandiamo un salutone gigante anche a Risponderei con Flavio. preferisco Franco Califano. Ok, allora noi Alessandro ti ringraziamo tantissimo per questa chiacchierata. Ma grazie a voi per questa bellissima iniziativa, insomma, che avete immaginato, e per la compagnia che ci fate anche in queste giornate. Ci proviamo, ci proviamo. Iniziamo a essere un po' fusi anche noi. Dai, forza e coraggio. Grazie, ciao, a Ciao, a presto. presto. Ciao, ciao, Ebbene. Yes, allora ricordiamo ancora, Flavio, sei arrivato in ritardo, fa cerca l'IFO. Alla prossima puntata, perché insomma, qua non disperiamo. Ricordiamo ancora una volta, libreria adottata di oggi, libreria Altroquando di Roma. Questo cosa vuol dire? Che tutti gli ordini che farete dal nostro sito sarà come se li steste comprando direttamente alla libreria Altroquando di Roma. C'è anche questa cosa interessante, appunto, che voi da casa vostra, che siete o a Torino, quindi nella nostra stessa città, in qualsiasi altra città, andate a comprare il libro in una libreria in un'altra città. Incredibile.
incredibile. E soprattutto vi ricordiamo che comunque sono tante le librerie che ancora, come appunto la libreria Altro Quando, stanno effettuando comunque consegne a domicilio. Per cui, o con spedizione. Per cui, se io dico sempre ci fanno schifo i libri Eris, noi non ci offendiamo, perché insomma siamo tantissimi gli editori nel mondo, ognuno con il suo taglio, e giustamente i lettori sono tanti, ognuno con i suoi gusti. Quindi, nel caso, sostenetele direttamente, anche tutte quelle che purtroppo sull'elenco nostro non ci stavano, e comprate i libri direttamente da loro. Tra l'altro, volevo far vedere una cosa, ma mi dovrei spostare per prendere il giornale. Lo faccio? Non lo faccio? No, non lo fai. Però vi avvisiamo, poi magari lo pubblicheremo sulla pagina Facebook di Eris. Oggi è uscito un articolo sul Corriere della Sera di Torino, con un'intera pagina appunto dedicata alle librerie indipendenti, insomma, che cercano di combattere questa crisi. C'è anche un trafiletto con appunto la nostra iniziativa, quindi se vi capita di fare un giro, andare in edicola, insomma, leggete quest'articolo. Intanto abbiamo già la prossima chiamata. Esatto, e siamo in diretta con Filomena Sottile. Allora, ciao Filo, ci senti? Sì, ciao a tutte e a tutti. Ciao. Allora, Filo, tra l'altro, non è la prima volta che le nostre strade si incrociano, perché faceva parte di quelle autrici, di quegli autori che erano state selezionate da Simone Scaffidi già per un altro nostro libro di narrativa che era Comincia Adesso, che era appunto una raccolta dedicata all'evasione, al concetto di evasione. Ora, esatto, finalmente, grazie alla collana Book Block, ci rincontriamo, perché stai scrivendo appunto un saggetto seguita da Rachele. Yes, diciamo molto su, vero. Diciamo subito a chi ci ascolta, così gli freghiamo proprio alla grande, che no, non vi diremo il titolo. No. Le informazioni su questi libricini le stiamo centellinando un po' alla volta, per cui oggi si parla del contenuto, ma per scoprire titolo, copertina, annessi e connessi dovrete seguirci nelle prossime settimane un po' alla volta. Ok. Ci provo, quindi... No, non lo so veramente ancora, non lo sappiamo. Esatto, ci stiamo lavorando, è tutto un work in progress, tra l'altro reso più complicato perché dobbiamo lavorare a distanza invece di poterci incontrare tutti insieme, che sarebbe molto più semplice, tra l'altro anche perché Filo comunque è più o meno nostra concittadina, quindi sarebbe molto facile incontrarci, come dire, invece dobbiamo attendere. Sì, peraltro qui nevica. Non so, vi do questa notizia da Orbassano. Beh, io a Torino non nevica, ma quando stamattina sono uscita col cane ho sospettato che altrove stesse nevicando, perché la temperatura si è abbassata subito di brutto. Allora, io ho pensato molto a come presentarti e devo dire che è difficile, perché tu sei una figura che fa tantissime cose diverse, nel senso che da un lato hai la tua attività di performer che va avanti comunque da 2 decenni alla fin fine, e contemporaneamente hai pubblicato un romanzo, racconti, scrivi per Giap, Carmilla, Alpinismo Molotov, insomma sei super attiva. Sì, ho imbrattato un sacco di carta e ho occupato un sacco di palchi indebitamente nel corso della mia vita, anche pagine digitali. Diciamo che se posso riassumere la mia attività in una sola parola, uso panca storie, canta storie punk, nel senso che poi alla fine la mia formazione è un pochino quella, insomma ho cominciato a suonare nelle punk band di provincia e alla fine faccio sempre quella roba lì, insomma, solo che mi allargo un po' in altri territori, ecco. E allora veniamo al libro in sé per sé, insomma, per chiederla semplicissimamente, qual è il succo del saggetto che stai scrivendo? Innanzitutto le mie idee sono poche, in compenso ossessive, perché il racconto che avevo che incomincia adesso, l'altra pubblicazione mia e vostra, diciamo
insieme parla di mostri, lì parla di un mostro che è il basilisco e quindi di nuovo torno ai mostri, insomma mi sono nutrita per decenni di libri di fantascienza e horror, per cui quell'immaginario, diciamo, è un po' il mio immaginario, è una parte del mio immaginario. Il libro a cui stiamo lavorando e che, diciamo, è alle battute finali, cerca di annodare diversi fili. Uno di questi è la mostruosità. E l'altro si abbina alla mia condizione. Io sono una persona trans, e per cui mette insieme queste due cose. La motivazione per cui ho scelto di mettere insieme queste due cose sta in una lettura fondamentale fatta l'anno scorso. Allora, io in quel momento stavo preparando uno spettacolo, voleva essere uno spettacolo su corpi, sessualità, genere. Si doveva chiamare Sono molto preoccupata. E poi, mentre appunto leggevo, studiavo per cercare di mettere su questo spettacolo, mi è capitato fra le mani questo saggio breve, che tra l'altro si trova tradotto in italiano, liberamente scaricabile, si trova sul sito delle Sbitch, tradotto da Feminosca. Il saggetto è di Susan Stryker, che è un'attivista, è una accademica americana, anche lei è una persona trans, e il saggetto si chiama Ciò che disse a Viktor Frankenstein sopra il villaggio di Chamonix, una interpretazione per la rabbia transgender. Ok, dopo questo è un titolo un po' alla Lina Wertmüller. Il saggetto è piccolo, estremamente denso e parte dall'analisi della figura, della creatura, del mostro di Frankenstein, appunto per parlare di condizione trans, di esperienza trans e del rapporto che lega le persone trans diciamo, a chi detiene il sapere medico, il sapere scientifico di cui ci avvaliamo. Talvolta, non tutte le persone trans ne fanno uso. Quello che viene fuori è appunto, sebbene ci avvaliamo di quel tipo di sapere, la nostra esperienza è qualcosa di altro che trascende, non siamo figli della tecnologia, figli e figlie della tecnologia, non siamo prodotti del transumanesimo, no? Come qualcuno o qualcuna ci fa passare, la nostra, non cerchiamo soluzioni tecnologiche al nostro malessere, ma cerchiamo soluzioni politiche e sociali, cerchiamo di sopravvivere in una società che ci avversa sostanzialmente. Quella lettura, diciamo, ha cambiato completamente la prospettiva allo spettacolo che stavo scrivendo, e infatti nel giro di poche settimane da Sono molto preoccupata è diventato Mostre e Fiere, no? Questo spettacolo è andato in scena 4 volte con una modalità che io ho utilizzato spessissimo negli ultimi anni, cioè quella della prova aperta. Io raccolgo tutta una serie di materiali, di cose che scrivo io, di cose che leggo che mi sembrano interessanti e di canzoncine idiote, sono, diciamo, la mia specialità. Metto insieme tutte queste cose e le porto sul palco, avvisando la gente: oh, regà, è una prova aperta. E poi, appunto, nel corso delle varie repliche, delle varie prove aperte, di solito ce ne metto 3 o 4, arrivo a uno spettacolo un pochino più concluso, non, dico un pochino più concluso perché i miei spettacoli, quando arrivano alla forma definitiva, smetto di farli perché mi annoio. Mi piace sempre, insomma, mettere delle cose. Nel momento in cui appunto questo spettacolo ha cominciato a prendere forma, ci ho messo dentro tutta una serie di altre mostruosità, oltre appunto alla creatura di Frankenstein, no? Questa creatura senza nome, ci sono messe diverse altre, no? Che vengono soprattutto dalla letteratura dell'Ottocento, però gotica, proto-fantascientifica e dell'orrore. Però anche, insomma, da spunti anche più
più vicini a noi nel tempo. Ma io infatti sono rimasta sconvolta leggendolo perché sono tantissimi i cenni e riferimenti e riesci veramente a spaziare da figure più classiche e mitologiche come Pandora o la Sfinge per arrivare, no, invece proprio al super pop più contemporaneo letterario come anche It, come anche quindi Stephen King. Cioè, sì, no, Stephen King è, per me c'è gente che c'ha Padre Pio, io c'ho Stephen King. sì, ma il tentativo era appunto di raccontare, utilizzando queste figure mostruose, in quante maniere le persone trans, non binarie, queer, sono mostruose in questa società, no? E per cui per ognuna di queste figure è una declinazione insomma, della nostra aberrazione, no? E per cui c'è dentro dal fantasma di Canterville, di Wilde, all'uomo invisibile di Wells, ci sono gli androidi di oddio, Philip Dick, appunto, c'è anche Pinocchio persino, che Sì, è è un vero, è mostruoso vero. anche lui. Appunto, ho cercato di utilizzare, è uno stratagemma letterario, ho cercato di utilizzare queste figure mostruose per raccontare in quante maniere, diciamo, oltraggiamo i limiti imposti da questa società. E poi dopo ci sono anche tutta un'altra serie di mostri che sono, no, gli orrori che noi incontriamo, per cui la Sfinge è la Sfinge, no, dell'etero patriarcato, no, che ti giudica in continuazione, e che, no, in continuazione valuta quanto sei uomo, quanto sei donna, quanto sei trans, le vite delle persone sono continuamente messe sul bilancino. E bisogna sempre cercare di adeguarsi, perché non appena sgarri un pochino da queste cose, da queste direttive non scritte, però diciamo ben sensibili, cioè che si sentono molto bene sulla pelle, te la fanno pagare. Ovviamente più ti allontani dalla norma e più te la fanno pagare, insomma. Chiaramente, chiaramente. E tra l'altro, volevo chiederti, no? Nel senso che il libro, noi abbiamo da poco appunto pubblicato, per dire, il libro di Valentine nella stessa collana Postporno, che è un libro invece, dove sono stati utilizzati proprio a livello linguistico, no? Molto gli asterischi. Per essere il più inclusivi e corretti possibile nei confronti di tutte le soggettività di cui si parlava. Mentre invece nel tuo libro c'è un linguaggio molto inclusivo, ma hai scelto di non utilizzare gli asterischi. Perché? Facciamo queste domande. Così tecniche. Esatto. Allora, io mi sono sforzata il più possibile di avere un linguaggio inclusivo. Il libricino, no, sarà corto, tutta la collana è fatta di saggetti piccoli, per cui ho sentito che potevo fare lo sforzo di tenere questo tentativo di mantenere un linguaggio inclusivo senza usare gli asterischi, e senza usare la desinenza in U. Questo perché, per diverse ragioni. Uno è che volevo incoraggiarne la lettura ad alta voce. A volte è faticoso troncare tutte le desinenze. O metterci la U. Io sono di origine siciliana, per me la U è maschile, per cui nella mia testa, per cui insomma, e per cui da una parte c'è questa cosa, dall'altra parte c'è il fatto che è un po' come la questione delle quote rosa, no? Che le quote rosa vanno tanto bene, è importante che definiamo che siamo più inclusive con i generi, ma non è la quota rosa che risolve il problema della discriminazione Chiaro. dell'eteropatriarcato, no? C'è qualcosa che va
curato, che va sanato, che va, che va, insomma, preso in carico alla base, no? Allora, quello che io ho cercato di fare è di lavorare sulla sintassi invece che sulla desinenza delle parole, no? Per cui ho cercato di costruire le frasi in maniera tale che non fosse necessario declinare tutte quelle volte, no? E per cui provare a ripensare proprio l'organizzazione della frase e del testo in maniera tale che da essere inclusivo proprio nella struttura del pensiero. No? È un tentativo, non lo so quanto ci sia riuscita, poi insomma penso che nel momento in cui le persone cominceranno a leggere questo libro mi diranno quanto e se ci sono riuscita, però secondo me al di là del fatto che io appunto abbia avuto successo o abbia fallito nel mio tentativo, secondo me questo è il tentativo che dobbiamo fare. Sì, Non è tanto magari il sicuramente un gran linguaggio. bello spunto, no? In un periodo Esatto, e anche dove... politicamente. Sì, poi in un periodo appunto, no? In cui le operazioni di lavaggio, come si dice, dal pinkwashing a tutte le varie forme di pulizia, no? E di finto politically correct, che spesso si fa anche a livello purtroppo culturale, no? Una cosa del genere, no? Secondo me è importante iniziare a costruire quei mattoncini con cui non troviamo, come dire, cioè la ricerca per riuscire a costruire nuovi immaginari che passano anche proprio da tutta una serie di riflessioni profonde di tutti gli strumenti che abbiamo, tra cui ovviamente il linguaggio è uno di quelli, la narrazione, lo storytelling è uno di quelli. Certo, poi aggiungo questa cosa, sicuramente non è il caso di Valentine che insomma conosco bene Ah beh, chiaro. e so qual è la sua, diciamo, l'attenzione che mette a un determinato tipo di cose, ma mi capita, no, di, non lo so, leggere cose, mi capitano in mano volantini anche di ambienti vicini a me. No, di compagni e di compagne, dove insomma, per tutto il volantino si utilizza il genere, poi dopo c'è il paragrafetto per le persone froce in cui mettiamo l'asterisco e poi dopo si ricontinua o al maschile o al femminile, no? Per cui cioè, a volte, no, l'asterisco suona anche un pochino come un contentino e invece può essere interessante appunto ragionare su come funziona la lingua e su come funziona la società, no? E per cui provare a essere più inclusivi a monte, no? L'altra cosa, vista tutta questa densità di cui stiamo parlando, che mi ha stupito, ovviamente conoscendoti non mi ha stupito, ma sono rimasta felicissima del lavoro che sei riuscita a fare e quindi il fatto che parli appunto di cose che sono veramente molto dense, ma contemporaneamente mantieni sempre la tua super classicissima vena ironica. Sì, davvero ci sono riuscita. Sì. Ah, ok. No, mi sembrava un po' più cupo di quello che scrivo di solito, però no, sono. Ma io non sono un'accademica, sono una pantastorie, appunto. Quindi sono una cantastorie e mi sono anche nutrita di quel gusto un po' irriverente per il cattivo gusto che è tipico di chi ha frequentato il punk. Per cui il mio tentativo non è quello di il mio tentativo è divulgativo e narrativo, no? Per cui per me è importante mantenere sempre un contatto vivo con chi legge o con chi mi ascolta e per cui con una comunicazione che cerchi di mantenere il più possibile la complessità del pensiero fino a dove ci arrivo io, e poi però che sia anche immediato il più possibile e che insomma anche emozionante volendo e che tenga conto anche della
Cioè io utilizzo, quando mi esibisco, soprattutto utilizzo spesso il comico come mezzo. Io dico che questa è la mia unica attitudine porno, cioè è l'unica cosa con cui io riesco a creare un effetto nel corpo delle persone, cioè quando faccio scattare una risata. Mi sembra una maniera, no, anche intima di entrare in contatto con le altre persone, anche senza toccarle. E per cui, boh, è una roba che conservo, fa parte insomma, degli strumenti che ho nella mia cassetta. E diciamo che dopo tutti questi passaggi, gli strumenti che tu fornisci a chi legge arrivano poi a una questione finale, che a me è piaciuta tantissimo anche perché resta molto, da un certo punto di vista, grintosa e distensiva allo stesso modo, no? Ovvero l'unitevi. Cioè un invito attivo, no? Cioè soggettività che vi sentite toccate da quello che c'è qua dentro, uniamoci tutte. Io sì, appunto, tutto il libricino, quasi tutto il libricino ripercorre in che modo siamo mostre e che orrori incontriamo. Voleva essere tutt'altro che una lamentazione fine a se stessa, no? Il libricino, ma invece un tentativo di, da una parte, analisi sintetica e dall'altra parte un tentativo di no, guardarsi avanti. La soluzione che vedo io è che non si combatte l'omotransfobia e l'eteropatriarcato per legge. C'è un breve paragrafo in cui parlo di questa cosa, ma si combatte con la lotta. Si combatte con la lotta e con l'alleanza transfemminista, per cui con un femminismo inclusivo di tutte le soggettività, indipendentemente dalla loro identità di genere, contro il nemico comune. Il nemico comune è l'eteropatriarcato. Ovviamente va fatta un'analisi intersezionale, no? In cui si mette insieme classe, genere, razza, perché non tutte le persone sono sotto lo stesso livello di oppressione. Riconoscere questa cosa, riconoscere i privilegi che ognuno di noi può avere o non avere, è già un primo passo per unirci, no? Nel senso che non siamo tutti sulla stessa barca. Qualcuno ci darà una barca un pochino più sgangherata della nostra, no? Questo è un primo passo per essere davvero alleati e Tra l'altro, questo è alleate. un discorso attualissimo, perché, come dire, veniamo a bomba su quella che è l'attualità che stiamo vivendo in questo momento, ovvero, no, che dopo tutti gli appelli a stare in casa, noi sin da subito abbiamo detto ok, ma facciamo dei distinguo, no? Nel senso, c'è chi non ha una casa, c'è chi stare a casa non è come lo stare a casa di qualcun altro, appunto, no? Per possibilità economiche, per problematiche specifiche. Ricordiamo, no? Anche solo le donne per cui stare a casa in realtà è stare in una situazione di pericolo. Abbiamo, insomma, sono tante le realtà che in questo periodo si stanno occupando di questo. Ne abbiamo parlato, per dire, ieri con no, ieri, l'altro ieri, scusate, inizio a essere confusa sui giorni, con Gabriele Proglio per quanto riguarda i Ci migranti. abbiamo più sabato e domenica, per quello ti confondo. Esatto, inizia a essere un flusso continuo, mannaggia. E abbiamo parlato appunto con Gabriele per quanto riguarda le situazioni, ad esempio, dei migranti. E torniamo a bomba su quello di cui tu parli nel libro, e quindi quella che può essere invece la situazione delle persone trans in questo momento, no? Cioè le difficoltà in realtà in più a cui vanno incontro in una situazione come questa.
Sì, ovviamente ci sono due discorsi. Uno è quello che le situazioni meritano di essere analizzate sempre mettendo questi filtri, genere, razza, classe, e per cui no, vedere qual è l'intersezione delle varie oppressioni e dei vari privilegi. E poi c'è la questione che chi vive nella normalità, qualsiasi cosa questa cosa, questa espressione significhi, una condizione di discriminazione in una situazione straordinaria, questa condizione insomma peggiora. Io posso dire quello che vedo io dal mio piccolo osservatorio, tenendomi in contatto con i miei amici, le mie amiche, i miei compagni, le mie compagne di lotta, altre persone trans, a molte di noi che avevano, insomma, che hanno in corso un percorso di transizione, questa cosa si è interrotta. Abbiamo perso le prenotazioni per le visite. Io stamattina non ho potuto fare le mie analisi del sangue da portare all'endocrinologa perché mi hanno visto che insomma ero leggermente raffreddata e mi hanno detto ci infetti tutto l'ambulatorio, no? Ora ci può anche stare che la nostra visita sia considerata non di vitale importanza e per cui in una situazione straordinaria rimandata. Il fatto è, appunto, è a monte, è che un percorso di transizione in questo paese è eterno, pieno, irto di difficoltà. C'è sempre qualcuno che ti dice se sei che giudica se sei abbastanza uomo, abbastanza donna, abbastanza trans da poter continuare, da poter avere accesso alle strutture mediche, alle cure. No? E per cui una situazione che già è difficile nella normalità diventa ancora più difficile. C'è un'altra questione, esattamente come per molte donne la casa è un posto poco sicuro, per molte persone trans la casa e le persone con cui ci vivono a volte sono situazioni problematiche, no? Con il misgender in continuo, con gente che non riconosce, non ti riconosce nel genere che tu ti senti, che appunto insomma, ti Chiago, passano in Chiago, tale ruote. Chiago. Aggiungo un'altra questione. Non è raro che le persone trans abbiano anche questioni di salute mentale, non che le due cose siano strettamente collegate. Il fatto è che vivere in una situazione di stress continuo con un'oppressione forte addosso a volte crea delle difficoltà alle persone e per cui no, ci si trova in questa situazione, in una situazione di stress che aumenta. Un'altra questione che mi viene in mente è che ci sono persone trans che si mantengono con la prostituzione. In questo momento le sex worker se la passano molto male. Chiago. Come chiunque in una situazione, diciamo, priva di una tutela lavorativa, ha a che fare con gli altri, no? È anche il mio caso. Io faccio la guida museale al Museo del Cinema e il Museo del Cinema è chiuso, mi esibisco e non si possono fare gli spettacoli, no? Chiaro, tra l'altro tutto quello che sta passando appunto, no, nei media ufficiali, nei canali istituzionali, chiaramente sta cancellando e rendendo totalmente invisibili un sacco di pezzi della società e chiaramente quelli più deboli. Assolutamente. Sì, no, cioè, appunto, quando la gente dalla casa con piscina ti dice restiamo a casa, uno dice grazie al cazzo, ecco, Esatto. sostanzialmente. Oppure quando la gente dice ma no, puoi utilizzare questo tempo per fare un sacco di cose, per tutte le cose che hai lasciato indietro. Contemporaneamente io adesso sono
Qua in casa c'è mia figlia che sta giocando da sola e non sta facendo i compiti, la mamma di mia figlia che sta facendo smart working. In realtà le nostre giornate sono pienissime, cioè abbiamo un sacco di cose da fare esattamente come se stessimo fuori, solo che non percepiamo reddito e in teoria non possiamo uscire, cioè, appunto. Quello stiamo a casa, quel plurale lì è un po' forzatello, ecco. Tra l'altro ci scrive Serenella Caputo e dice: Filo è capace di mostrarci ogni forma di mostruosità che ci accoglie dalla nascita, le dà voce e dignità, crea lo straniamento. Grazie, Serenella. Allora, non so se c'è qualcos'altro che vuoi aggiungere. È stata una chiacchierata densissima. Non lo so, abbiamo fatto tardi? No, non abbiamo fatto tardi. Io mi ero. Secondo me c'è ancora una cosa che posso dire. Sì. È sempre sulla. No, prima dicevo che ho cercato di essere immediata nel linguaggio. Io molto spesso utilizzo, quando mi esibisco, quando scrivo, la prima persona singolare, cioè parlo che sia io, che sia. Insomma, un io narrante, utilizzo la prima persona singolare. Qui in questo libricino ho provato a fare una cosa diversa dal solito e utilizzo la prima persona plurale, cioè il libricino è tutto scritto utilizzando il noi. Questo anche perché fra le considerazioni politiche e le considerazioni insomma, letterarie, no? Questo utilizzo dei mostri, ci sono un sacco di aneddoti. Questi aneddoti non sono tutti miei, li ho raccolti fra i miei amici, le mie amiche, i miei compagni e le mie compagne, tra altre persone trans, li ho montati insieme come se appartenessero a un unico essere, a più teste, con più corpi, no? Utilizzo per giustificare questa cosa c'è un libro di Sargon che chi non l'ha letto se lo deve leggere perché è fighissimo, si chiama Più che umano, e poi ce n'è anche una versione Urania che è stato tradotto La nascita del superuomo, che è un titolo che non c'entra niente, ma appunto è una congregazione di esseri in contatto telepatico fra loro, di esseri umani in contatto telepatico fra loro, che fanno un essere più che umano. Quello che è il noi narrante di questo libro è più o meno così, no? E per cui racconta diverse esperienze di persone assegnate femmina o assegnate maschio alla nascita. Molto diverse, con età diverse, no? Come se fosse appunto un unico corpo. E direi che avendolo letto funziona, funziona assai. Ok, allora noi Filo ti ringraziamo tantissimo per questa chiacchierata. In realtà volevo ancora che tu ricordassi a chi ci segue il tuo blog, in modo che, come dire, sia in attesa dell'uscita che in generale possa comunque scoprirti, seguirti anche appena appunto si potrà ritornare a vederti su un palco. Ok, allora io ho questo blog che si chiama filosottile.noblogs.org. In questi giorni è attivissimo, sto pubblicando un sacco di roba, no? In dialetto nostro in Sicilia si dice uccello che, non me lo ricordo bene, comunque l'uccello che canta, o canta per invidia o canta per rabbia, canto per rabbia, sono incazzatissimo e per cui mi vengono in continuazione delle cose da scrivere, da leggere, da cantare, e per cui c'è proprio una sezione cronache dell'emergenza. In questi giorni sto pubblicando un sacco, per cui se non c'avete niente da fare, insomma, ci sono le mie canzoncine sceme e le mie considerazioni arrabbiate. In realtà mi esibisco domani, faccio questa roba per me nuovissima di esibirmi in streaming per l'Università di
Torino, per cui non sarà visibile, ma poi al registro, per cui alcuni pezzi insomma, li metterò in differita disponibili nei prossimi giorni. Niente, vi ringrazio, vi abbraccio. Un abbraccione ciao. Grande. A ciao. Presto. Ciao. 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 Ebbene, io direi che, se non mi sbaglio, abbiamo detto tutto. Yes. Io veramente vi consiglio di iniziare, insomma, se non la conoscete, di iniziare appunto a cercarvi il blog e di curiosare il suo lavoro, perché è veramente incredibile e importante. Io non lo dico spesso, perché solitamente quando uno dice «Ah, il libro è importante», sembra molto retorico. Ci sono dei casi invece in cui questa cosa non è retorica, ma è reale, perché si parla di urgenza, di attitudine, del bisogno di raccontare e condividere certe riflessioni, certi percorsi, certe esigenze. E quindi andatevelo veramente a cercare, perché il blog regala veramente tante cose su cui riflettere. Poi vi ricordiamo che appunto il libro di Filo, come il libro di Gabriele Proglio, e un altro libro di cui parleremo domani, fanno parte appunto della collana Book Block e sono i prossimi tre titoli di cui stiamo facendo così delle piccole anticipazioni, senza svelare. Esatto, comunque usciranno, diciamo, a inizio estate, a meno che non crolli il mondo o non cada un meteorite, non arrivino anche gli alieni, non si scateni una guerra nucleare. Le cavallette ci sono state. Ci sono state. Io sono la andata. Pandemia. Sono andata oltre. Un buco nero, non lo so. Glaciazione? No. Vediamo cosa ci prospetta il futuro. Intanto, grazie a tutti coloro che hanno scritto qua nella live. Tra l'altro, cercheremo di rendere disponibili queste live anche, oltre a essere disponibili in differita sulla pagina Facebook, adesso proveremo a ingegnarci per metterle magari anche sul nostro account di YouTube. Esatto, cioè più che di ingegnarci, di trovare tipo quei 5 minuti per farlo, perché in fondo devi comunque dormire, mangiare e rispondere a un sacco di mail, perché le mail continuano ad arrivare. Io direi anche ogni tanto lavarsi. Anche, ovviamente. Insomma, la giornata comunque è fatta sempre solo di 24 ore. Certo. Oggi, per fortuna, i gatti non sono venuti a importunarci. No, oggi no. C'era un cane che passeggiava dietro di noi, ma... Sì, si vedeva qua sotto. Allora, andiamo verso la conclusione di questa giornata con probabilmente l'ultimo ospite di oggi. Attenzione, aspetta. Ecco chi è? E io che già speravo non venisse. Chi è? Pronto, basta. Ma non sei... Come? Fa freddo. Ecco, infatti Filo ci ha appena detto che da lei ha nevicato, ma vai a casa, fa anche freddo, che finisce che non ti prendi il coronavirus, ma classico malanno di stagione. Appunto, apritevi. No, vai a casa tua. Tra l'altro, stamattina hanno citofonato davvero, cosa sì, che a me capita rarissimo. Tipo all'alba, mai. All'alba. Era il postino. Eravamo confusi. Chi era? Il postino. Ma come si permette, sto pezzo? Ti ha rubato il lavoro. Non insultare i lavoratori seri che stanno lavorando in questo momento, zitto. Allora, diamo il buongiorno a Ubrica, appunto, che ci chiama dal citofono. Ciao. Cosa buongiorno. Ci racconti oggi? Ma cosa vi devo raccontare? Sì, c'è stato purtroppo un triste finale della storia che vi ho raccontato ieri. Se vuoi ricordarla per chi non fosse stato... Brevemente. Sì, allora, c'è stato un momento molto adrenalinico ieri, nella mia vita, anzi due a questo punto, uno più dell'altro. Siccome la nostra vita è piena in questo momento di storia, la mia storia è più piena delle vostre, quindi state zitti e ascoltate. Hai un balcone interessante, insomma. Esatto. Allora, ieri ho raccontato che c'era appunto sento un imbecille, vabbè, che nei balconi di fronte c'era un cucciolo di piccione, un tenero cucciolo di piccione che al mattino avevo visto difendersi da un adulto di piccione spocchioso che gli praticava del nonnismo, sì, che avevo cercato di difendere. Bene,
Tu hai cacciato il piccione grande. L'avevi salvato, diciamo, no? Sì, l'avevo salvato. Ma? Dopo che praticamente sono tornato a casa, che dopo che vi ho citofonato e non mi avete fatto salire, sono tornato a casa, mi affaccio Sì? e vedo questa scena terribile di una cornacchia enorme, No. nera, che va da questo povero cucciolo di piccione. Se lo prende e se lo porta via. Ma Un anche tu non finale potevi ospitarlo tremendo. sul tuo balcone, fargli un piccolo nido sul tuo Questa è balcone. una storia tristissima. Già ieri Ho era provato a fare triste. di tutto. Sì, era veramente una storia triste, quindi niente, mi No, dispiace, non ma abbiamo bisogno di queste storie così deprimenti. Cioè, ci sono già tante cose tristi. E invece sì, perché dobbiamo riallacciarci con il discorso della natura. La natura è così, è crudele, è insensata, amici miei, cari amici miei. Il tuo balcone. È un'interessante finestra sul mondo. Sì. E oltre a questo aneddoto, hai altro che ci vuoi raccontare, dei consigli Il o consiglio finalmente te ne vai a casa? di oggi. Ah, un piccolo consiglio, no, volevo solo chiudere dicendo comunque, mettendo i panni dell'imbecille, è stata una cosa tremenda quella scena lì. Vabbè, nel Ok. senso, la racconto in maniera divertita, ma è stata veramente tremenda. È stata Ma una tragedia. perché tutta questa situazione sta diventando un po' la Monty Python e quindi noi Sì, facciamo ma finta di insomma, niente e va bene così. giusto così. E dopo questa cosa, che insomma, quando chiuderemo la diretta e tutti noi ci deprimiremo tantissimo per quello che ci hai raccontato, in realtà e guarderemo il muro con faccia molto Alla triste, fine è così, non è che devi rattristarti. volevo chiederti se hai altre. Allora, un consiglio. Sì. Come magari qualcuno avrà intuito, io sto prendendo un po' questo momento in una maniera un po' mistica e quindi mi sto guardando tutta una serie di cose che mi fanno ragionare in maniera un po' mistica. Il consiglio di oggi rientra in questo. È un documentario di Herzog che si chiama Cave of Forgotten Dream. È del 2010, se non sbaglio, ed è praticamente un documentario che ha fatto nella grotta di Chauvet in Francia, tra l'altro molto vicinissimo a noi, in cui praticamente negli anni, verso la fine degli anni 90, è stata scoperta una caverna in cui per caso, una caverna che miracolosamente era stata coperta da una frana, quindi l'entrata era chiusa, e per miracolo, grazie a questa cosa, sono rimasti intatti dei disegni. Che sono delle pitture, che sono praticamente le pitture più antiche dell'umanità, risalente 30.000 anni fa. È incredibile, cioè è veramente incredibile vedere tutto questo. Herzog ha avuto il permesso di entrare in questa caverna per fare le riprese perché nessun altro, cioè, non è aperta al Ecco. pubblico sostanzialmente perché rischierebbe di deteriorarsi. È bellissima la ricostruzione che ne fa, e soprattutto perché ti mette di fronte a un altro essere umano lontanissimo nel tempo che però ha lasciato questi segni veramente fighissimi, incredibili. È una roba che io consiglio veramente ovviamente a chi disegna perché è fondamentale, ma anche a chi no. Ok. Tra l'altro mi riallaccio anche a cioè una volta chi ha visto Daniel Zezeli, il nostro autore, disegnare dal vivo durante un live performance, che di solito fa con la musica, è una roba simile, molto simile, ed è veramente fico. Ok, noi ti ringraziamo tantissimo per questo consiglio, nel tanto io ho tossito. Aspetta. Scusate, Scusate, mi si discosto un po'. allontana. No, Che invece succede? mi è Sono andato qualcosa di traverso e ho tossito in mezzo. molto. Nel Oddio. mentre ci scrivono anche Tubi, un piccione seduto su un ramo riflette sull'esistenza e Rifletteva. Rifletteva. Ora non riflette più. non riflette non più. riflette più. Frankie ci dice esistenzialismo da ballatoio. Ebbene, a questo punto noi, carissimo, ti diamo un consiglio molto importante, vogliamo dartelo, Grazie. Sì. vogliamo,
essere generosi per una volta con te. Sì. Il consiglio è vai a casa. Vai a casa. Che pure fa freddo, che qua sta nevicando, fuori città, insomma vai a casa. Non ti apriamo. Tanto. Non ti apriamo e... Vabbè, sono contento che non mi aprite perché siete delle persone peste. Ma ok. Vorrei mai condividere il mio spazio vitale con voi. Mi sembra giusto, insomma, a un certo punto accettiamoci così. Sei tu che vieni a citofonare, eh? Non siamo noi che veniamo a citofonare a te. Comunque. Ma io ci provo sempre, ma... Allora, a questo punto io direi che si sono fatte le 14:33. Un'ora spaccata. È il momento di salutarci. È il momento della merenda. Veramente per noi del pranzo, ma va bene lo stesso. E possiamo subito dire che ci sentiamo domani. Yes, stessa ora, stesso canale. Esatto, con un altro degli autori, dei saggetti che dovranno appunto uscire. Inizio estate per la collana Book Block, che è Gasparrini, scusate inizio a essere lenta, appunto per parlare di femminismo e questioni di genere, ma anche appunto per gli uomini, per un punto di vista e una riflessione sull'uomo. E a questo punto io non ce la faccio più. Per andare a concludere, vi ricordiamo la libreria adottata di oggi, libreria Altro Quando di Roma, e vi ricordo come funziona: tutti gli acquisti fatti sul nostro sito sarà come se i libri che state acquistando li steste comprando direttamente in libreria da Altro Quando. La lista che avevamo fatto si conclude oggi, ma credo o in giornata o domani inseriremo le nuove librerie che andremo a esatto, andremo ci stiamo lavorando. E come diciamo sempre, se vi fanno schifo i librieri, noi non ci offendiamo, sappiate che la stessa iniziativa, per dire, è stata rilanciata da altri editori, tra cui Canicola, di cui noi consigliamo tutto il catalogo. Andatevi a cercare sui loro social la lista delle loro librerie, il loro catalogo, e insomma potete sostenere un po' tutti quelli che volete. Yes. Vi ricordiamo che ci potete seguire sulla nostra pagina Facebook, sull'account Instagram di Eris Edizioni, anche l'account Telegram. Esatto. Eris Edizioni. E l'account Telegram di BookBlock, che è quello specifico, insomma, della collana di cui abbiamo parlato anche oggi. Va bene, noi vi salutiamo, salutiamo anche Ubrick. Addio. Ciao, care. Ciao. 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 Saluto a tutti e a ciao. Tutte. Ciao, a domani. Ciao. Ciao, ciao.